sono sempre io, Tony Montana 4047, e oggi faccio un video su una base che ho fatto da poter mettere nel tavolo di casa con la presa, il dosatore, quello che serve insomma per poter ricaricare in casa. Premetto che questo sistema funziona solo per la ricarica delle munizioni dell'arma corta, perché la pressione che si esercita ricalibrando un boffolo da carabina non fa cedere il tavolo su la superficie, insomma, quindi è una cosa che va bene per far ricaricare le munizioni della pistola, perché era questa esigenza per me, vero? Allora, il mio garage, come l'avete già visto diverse volte, voi vabbè, avete visto che è il mio garage, però non avete visto che d'inverno, in questa stagione siamo alla fine di novembre, fa un freddo boia, quindi non voglio ammalare, non voglio star male, quindi tutto quello che posso fare in casa è ben accetto, perché comunque non posso andare lì, vestirmi, mettere maglioni su maglioni, giacche, sembra tutto così camuffato, no? Allora ho detto, devo inventarmi qualcosa per poter ricaricare in casa. Allora ho preso un asse di compensato, non è questa, stiamo solo bene, ecco. L'ho ritagliata secondo le misure che mi servivano. E poi ho preso dei morsetti e un grande peso qua, questo qua sarà oltre i 12-13 kg, che serve per tenere molto ben fermo l'asse. E questo qua lo posso fare in cucina, ma vedete, sono nella mia cucina. Andiamo subito a partire, quindi ho messo la presa, come potete vedere è bella ferma, cioè si muove proprio poco. Fa tutte le operazioni che possono servire per una ricarica di un calibro da pistola, è più che sufficiente. Andiamo alla prova. Allora, questi qua sono dati dal 38, 357, sì. Questi qua sono già da posto dei ricalibrati. Questo qua è uno shell loader. Sì, quello del 357 mm. Va benissimo, adesso vabbè, ne prendo uno da ricalibrare per farvi vedere, non che lo dico cavolate, insomma. Questo quanto sono da ricalibrare, metto uno shell loader, nessunissimo problema, se vabbè, c'ho la sedia che inciampa, nessunissimo problema. Ha un piccolo movimento, però è molto leggero comunque, non dà nessunissimo problema. Questo non è solo per chi come me ha uno spazio dove ricaricare, che d'inverno fa freddo, perché ci sono anche molti amici che mi seguono, che mi seguiranno da parte in cui anche d'inverno non fa così freddo. Io vivendo in Piemonte e avendo questo garage praticamente a nord, fa molto freddo, quindi devo trovare una soluzione alternativa. Questo può anche servire per chi non ha spazio in casa, prende un alloggio, dici non posso, non so, dedicarmi un banco da ricarica in casa, o non ho la cantina o il garage, mi invento una cosa del genere. Quando la padrona di casa, quando la moglie, la compagna non c'è, che magari dico, beh, si mettono così un po' a rompere, mi metto lì con i miei morsetti, ricarico, quando arriva pure, quando ho finito, togli i morsetti, flup, e tiri via. Ho messo anche il dosatore, quindi nessun problema. Adesso proviamo anche ad innescare. Adesso prendo solo il coltello. Apri la scatola degli inneschi. Io li scoccio sempre perché mi puzza già che se li apro male mi vanno via dappertutto. Mi passo nei CCI, adesso me ne serve solo uno per farvi vedere, insomma. Ok, ho le mani grosse, sembra che un innesco sembra veramente una punta di trapano, invece è un innesco. Ok, andiamo a metterlo sull'innescatore. Ovviamente per me è scomodo perché avendo le gambe già tanto grandi, tanto lunghe, è una piccola scomodità, per voi esseri normali non è questo il problema. Allora, prendo il boffo che dovevo ricalibrare, cioè innescare, quindi possiamo fare le premesse, quindi possiamo ricalibrare e poi andare a innescare.
non fa un gran movimento. Questo qua anche per il 40, questo qua non munizioni. Già che ho ricaricato con questo pacchetto, insomma. Ho già ricaricato diverse munizioni e di me è una soluzione efficace. È una cosa abbastanza veloce, comunque basta mettere due morsetti, questi qua. Volendo, io ho questi qua che sono un pochino debolucci. Volendo se ne potrebbero mettere anche uno qua un po' più forte. Insomma, questo tocca un po' a voi capire le vostre esigenze e come volete fermare il tavolo. Quindi, per carabina ho provato a ricalibrare questo tavolo, sentivo che il computer qua cedeva, cioè, sapete, no? Come fa? E ho detto no, perché non voglio né rovinare questo, né rovinare il tavolo della cucina. Quindi, però per la pistola nessun problema, anche perché comunque si esercita tanta forza della leva con un calibro da pistola. A meno che non siano calibri tipo il 460, cose già molto pesanti, che dovevano già ricalibrare con una certa forza. Ma comunque per i calibri normali della pistola no problema, assolutamente. Anche il dosatore, cioè, è tutto fermo. E poi potete creare la vostra cosa, il vostro angolo, se avete un posto come me dove altrimenti fa freddo, oppure se non avete un posto in casa, avete in un appartamento, giustamente avete bisogno di un posto da ricaricare, ma non volete dedicare un angolo della casa o un tavolo per ricaricare. E quindi create questo asse, mettete una cavolata, bucate col trapano, mettete le viti, anche qua avvitate la vite del dosatore, non è niente di eccezionale, si potrebbe mettere anche una pressatura, una promille. Cioè, questo dipende da quello che avete voi. Non solo la presa della lì, potete anche messo che sono una Rocciacker o della RCBS. Tanto per dire. Cioè, dipende dalle vostre esigenze. Io ho fatto in questa dimensione perché serviva in questa dimensione, ma altrimenti va bene in qualunque modo. Spero di essere stato utile, spero che vi piaccia questo mio metodo per ricaricare in casa, perché io andrei a volentieri a ricaricare là, perché ho tutti gli attrezzature che mi servono, tutto quello che mi serve a portata di mano, qua è un po' più scomodo, però. Veramente, cioè, fa veramente tanto freddo d'inverno. Cioè, anche d'estate, cioè, posso fare anche fuori 40 gradi, là dentro più di 20 gradi non ci sono mai, quindi è un posto abbastanza freddo. Va bene, ragazzi. Se vi è piaciuto, mettete un bel like. Commentate se volete dirmi qualcosa, oppure mandatemi anche sulle foto dei vostri banchetti adattati come ho fatto io. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, alla prossima!